una criatura pa' más que me pueda calentar en este solitario trabajo. Erika Boschi e Agustin Cornejo, i Sinedades, quando vi siete conosciuti e quando avete deciso di formare questo duo? Dunque, ci conosciamo da una vita, ma è da un anno che abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, questa follia, cioè creare un progetto dal niente, diciamo. E, però adesso sta diventando la nostra principale attività, impegno in tutti i sensi. Erika, a te canti in spagnolo delle sonorità che non sono proprio italiane, appartengono più alla Bossa Nova. Come, da dove viene questo amore? Ehm, allora, innanzitutto chiaramente dall'aver conosciuto lui e aver esplorato anche mh, brani e atmosfere che non conoscevo. Poi a tutto questo si unisce anche il fatto che mh, ho iniziato mh, a studiare in conservatorio e quindi prevalentemente jazz. Eh, dopo un po' mi sono resa conto che non era un genere che mi piacesse particolarmente e sono passata alla versione più caraibica brasiliana di, di, di questo genere che è la bossa nova appunto. E niente, abbiamo continuato a esplorare insieme questi linguaggi fino a crearne alla fine uno nostro perché lo abbiamo chiamato folk novo ma in effetti non esiste niente del genere almeno esattamente in questi termini che è l'unione sì. Della, del suo bagaglio culturale e del nostro bagaglio culturale, che è quello invece condiviso del folk anglosassone europeo, quindi. Il vostro primo disco si chiama Bachira. Cosa significa questo nome? Questo nome è un nome assolutamente inutile, senza, senza nessun tipo di, di significato profondo. Sì, sì, sì. Proprio il mio nome, al contrario, un po' rimodellato così. Ci serviva un nome. Lampo, un nome super veloce e così. così, in cinque tanto. minuti è venuto questo. Sì. È che... stata un'esigenza burocratica più che altro, sì, sì. quindi ciò che c'è nel disco all'interno è leggermente più profondo sì, del eh, nome. assolutamente, <ride> Ha molto più inteso, senso. Eh? Sì. Voi avete vinto Toscana 100 Band, quanto vi è servito questo finanziamento della regione toscana? Eh, lo diciamo sempre, è stato fondamentale in quanto ci siamo iscritti con un, due brani, di cui uno era soltanto un'idea senza neanche il testo, proprio eravamo stra all'inizio e poi grazie a questo finanziamento che è stato abbastanza grande abbiamo potuto registrare il disco, avevamo una scadenza, sapevamo che a giugno dovevamo registrare, quindi ci siamo messi a comporre, in pochi mesi abbiamo scritto tutto quello che... Che abbiamo, avevamo solo delle idee e non era assolutamente niente di così tanto concreto. Lo è diventato grazie appunto al, um, al concorso. E in un certo senso siamo nati anche grazie al concorso, perché abbiamo praticamente composto due brani per iscriverci, poi è andata bene, e dato che è andata bene abbiamo detto: ma perché non mm. ci proviamo a, a fare proprio questo? Mm. E così è andata. Senza il concorso non penso che. Saremmo qui a crederci così tanto. Sì, perché ci siamo sentiti apprezzati, insomma, e questo ci ha dato la spinta per, per continuare e per approfondire. Qual è se c'è un filo conduttore del disco? Cosa esprimete, cosa volete esprimere nei vostri pezzi? Ok, beh, c'è tanto da dire in realtà perché ci pensavo prima mentre venivo qua. In effetti, ehm, è molto importante chiaramente l'aspetto. Melodico e armonico di ogni brano, però contemporaneamente anche il testo, cioè, mh, ho riflettuto un po' appunto prima sulla su nostra poetica, e in effetti ci sono diversi messaggi che cerchiamo di, di lanciare a chi ci ascolta. Di sicuro il fatto che eh, viviamo. magari questo vuoi dirlo tu, che è proprio la tua, il, tuo, il tuo mondo. <ride> ok, eh, questo disco l'abbiamo scritto. In città, eh, in camera mia a Bologna perché abitiamo a Bologna, eh, non entra mai la luce mm. e poi quando andiamo a registrare siamo sempre rinchiusi in salette sottoterra. No? E quindi, dopo un po' di mesi che stavamo facendo questa vita, abbiamo proprio sentito la necessità di stare un po' nella natura, no? che è una cosa molto banale, no? che la, la diciamo la, la proviamo tutti. Però poi ci siamo messi a ragionare su, su quale dovesse essere il progresso dell'umanità, cioè se, se la città è veramente il posto ideale per vivere o se bisogna considerare la natura e gli alberi come elemento fondamentale della nostra vita. Quindi, quindi questo è un primissimo messaggio che noi vorremmo lanciare, cioè che la vicinanza con un albero ti può dare un certo tipo di tranquillità che non è scontata. E che è importante avere nella vita, come eh. il tempo, la concezione del tempo, che è una cosa che è talmente controllata che alla fine ci sfugge. Quindi il messaggio penso sia quello di riflettere su cosa vogliamo fare veramente, su come vogliamo vivere, sull'approccio che vogliamo avere. Infatti, è per questo che tutti gli strumenti sono acustici del nostro disco: proprio per ricreare questo sound naturale. È un disco che potrebbe essere riprodotto appunto senza elettricità in un bosco, per dire. Mm. Sì, potremmo suonare appunto esattamente nello stesso modo, però in pineta, come diciamo sempre. Eh sì, è uno sguardo appunto, come diceva lui, su, sul mondo, sulla natura, questa cosa enorme che esiste e di cui non, non ci importiamo tanto, che contemporaneamente però ci fa riflettere sul nostro proprio mondo interiore. E le canzoni parlano anche di questo: del fatto di coltivare il proprio, la propria anima, la propria, le proprie, anche, di, anche i propri difetti, di conoscerli, di mh, avere uno sguardo profondo rivolto all'interno contemporaneamente. E la bossa nova è qualcosa che almeno a noi ci dà una grande tranquillità. E in questa vita in cui tutti siamo frenetici con un sacco di scadenze, cose da fare, pullman alla metro, questo, quest'altro, un po' di tranquillità ci vuole, soprattutto interiore. Mm.